canale, oggi sono qui per fare un video super emozionante almeno per quanto riguarda me, perché è un annuncio. Ho appena aperto uno shop su Etsy. Probabilmente questa cosa vi colpirà di sorpresa, a meno che non mi seguite su Instagram, dove avevo già da un po' preannunciato questo profilo, l'avevo aperto con tutto misterioso, scrivendoci solo come immagine 10 maggio, ma appunto ho deciso di aprire un negozio Etsy dove vendo le mie book sleeve fatte a mano. Cosa sono le book sleeve? Per chi non ce l'avesse presente, sono delle tasche, delle copertine di stoffa dove mettere il libro dentro in modo che non si danneggi durante il viaggio, se come me li portate sempre in borsa, nello zaino, in mano, nelle tote bag, ovunque andate, in modo che appunto rimangano in perfette condizioni. Il nome dello shop è Never Sleeves. Ovviamente se siete su questo canale da un po' saprete che io sono letteralmente ossessionata da Never Night, quindi quando dovevo creare il mio brand non potevo che inserire qualcosa ispirato a Never Night, cioè Never, quindi la prima parte di Never Night, Sleeves, che è il nome di questo prodotto. E il logo, ora ve lo lascio qui, è bellissimo, l'ha creato Martina di Books & Tea, oppure la potete conoscere tramite il suo negozio Etsy, che vi lascio sempre qui giù nell'info box, andate a vederlo perché ha delle collezioni bellissime, Bookmarks & Tea, e faremo anche delle collaborazioni se questa cosa dello shop va bene, quindi magari vi conviene seguire tutte e due. L'ha creato lei appunto quando gli ho detto che doveva essere ispirata a Never Night, ed è perfetto con questi piccoli libri che volano, il gatto ombre e la scritta, lo font, adoro tutto, quindi io spero che vi piaccia. Ma passiamo adesso a farvi vedere quelli che sono i miei design della collezione primaverile. Al momento ho soltanto 3 design che fanno parte della Spring Collection, quindi della collezione primaverile. Sono 25 cm x 20 cm, quindi contengono perfettamente un libro in copertina rigida standard, sia italiano che inglese. Adesso vi farò vedere appunto le dimostrazioni dove infilo il libro dentro, ma direi di passare subito a farvi vedere quelli che sono i miei design. Il primo è forse anche quello che più si connette al canale, perché è arancione, Orange Dinosaur Owl. Volevo fare qualcosa che si ispirasse alle radici del motivo per cui io sono sul web, ed è questa book sleeve qui. Come potete vedere ha questa fantasia gingham, che è questo tipo di tessuto a quadretti stile picnic, è infatti ispirato come idea a un picnic primaverile, e qui nell'angolo basso a sinistra ci sono questi due girasoli che sono delle top appunto applicate qui sopra, quindi ricamate, bellissime, anche al tatto molto carine. Questo tipo, questa fantasia dentro ha diversi tipi di stoffe, infatti come potete vedere questa ha questo tessuto a rombi bianco e arancione. Come potete vedere sono belle rigidine, nel senso che non dentro hanno un'anima più dura, sono completamente lavabili, non si rovinano se le lavate, le potete stirare, ci potete fare di tutto, quindi io questa qua è la prima versione dell'edizione arancione ispirata ai picnic primaverili. La seconda versione è con questo interno giallo, quindi la potete richiedere, eccola qui. Sempre stessa dimensione, sempre con i girasoli che possono essere leggermente applicati in modo diverso perché ovviamente sono tutte fatte a mano. E la terza versione ha invece la stoffa dentro completamente arancione, eccole qui. Per quanto riguarda la quantità di ogni book sleeve, ovviamente inizialmente ne ho fatte poche per vedere come va lo shop, e se ci sarà richiesto ovviamente c'è l'opportunità di creare più pezzi di qualsiasi di questo design e anche di quelli futuri. Quindi se vi interessa, se siete intenzionati a comprare, mettetele nel carrello in modo che io riesca almeno a vedere quante persone sono interessate e riesca a capire quante books devo fare per ogni lancio. Preparatevi perché la collezione estiva sarà una bomba. Il secondo design che ho ideato è questo qui. A me piace davvero tantissimo, è molto bold, nel senso che è comunque floreale perché ha questi fiorellini, roselline, viola, rosa, con dei tocchi verdi per le foglie, azzurrini un po' a contrasto con le foglie sempre, che secondo me è bellissima. È floreale, super ispirata alla primavera, ma secondo me è anche molto vivace, che per chi in borsa vuole comunque un tocco di colore, vuole un qualcosa che si veda subito, e a me piace tantissimo. E questa qui invece dentro è fatta dello stesso tessuto dell'esterno,
L'ultimo design è per quelli di voi più romantici e anche lo adoro. Adoro tutti i design che ho fatto, perché ovviamente li ho creati io. Non li avrei fatti se non mi piacessero. Ed è questo qui, con queste rose molto classiche sul rosa, l'azzurro e il bianco, con qualche tocco di viola. Ma tutto sui toni molto chiari. Anche la stoffa sotto può sembrare bianca, ma in realtà è un rosino molto 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 chiaro. E la particolarità è che all'interno questa è una stoffa diversa, ma sempre con una fantasia. Ora vi tolgo, perché ovviamente potete vedere da qui la stoffa all'interno com'è, ed è praticamente con questi fiorellini simili al mughetto, molto molto carini secondo me. Adesso rinfilo tutto dentro. Ci ho lavorato tanto, sono mesi che sto ideando queste cose, l'ho regalata a una ogni mio amico a Natale e sono piaciute molto, quindi ho continuato a crearle e eccole qui. Quindi alla fine questi sono i miei tre design ispirati alla primavera. Ogni book sleeve costerà 10 euro. So che può sembrare tanto, però in realtà rispetto ai prezzi che ci sono su internet non è tanto, e vi giuro che è quasi tutto il prezzo delle materie prime che uso per creare queste cose, perché comunque c'è la stoffa, c'è l'anima dentro, ci sono un sacco di cose che devo prendere in considerazione quando decido il prezzo. Però per questa settimana, quindi dal 10 maggio al 7 maggio, potrete comprarle con il 15% di sconto, quindi pagandole 8,50 euro invece che 10 euro, che secondo me è una buona offerta, quindi correte ad approfittarne, anche perché appunto i prezzi, come vi ho detto, sono limitati. Per quanto riguarda le spese di spedizione, ovviamente poi c'è tutto su Etsy, io vi lascio il link di Etsy, però sto semplicemente facendo un'introduzione al mio shop. Per quanto riguarda le spedizioni, sono spediti con Poste Italiane, quindi il prezzo varia a seconda del peso, però se ne prendete una sola è 2,70 euro, quindi secondo me abbastanza buono, non sono quei prezzi esorbitanti, insomma. E questo è tutto, ragazzi, io spero che questa novità vi piaccia e che siate entusiasti della cosa tanto quanto me. Se vi va di supportarmi, ricordatevi di farvi un giro sul negozio Etsy e di sfruttare appunto il codice sconto. Ovviamente mi aiutereste tantissimo acquistando i miei prodotti, perché tutto quello che guadagno comunque verrebbe reinvestito sul canale, quindi potrei comprare delle luci migliori, degli strumenti migliori, più libri da recensirvi. E sì, io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!